sentita davvero. Mi faccio un bel ragazzo, non c'è. Stai registrando? Sì. Sarei così di ripetere cose. Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno. Oggetto, approvazione atto di indirizzo e procedure urbanistiche da applicare in materia di repressione degli abusi edilizi e linee guida in materia di provvedimenti destinati alla dichiarazione di esistenza di prevalenti interessi pubblici per gli immobili acquisiti al patrimonio comunale trascritti al PPLLIE, nonché di definizione dei criteri di assegnazione degli stessi ai sensi dell'articolo 12,6 LR numero 19/2009, come modificato dalla legge numero 1/2012 ai sensi dell'articolo 1,65 LR numero 5/2013. L'assessore mi chiede la parola per la relazione. Prego, assessore. È entrato Vincenzo Esposito. Buongiorno a tutti, come introdotto dal Presidente del Consiglio, stamane c'è la proposta di deliberazione per quanto riguarda l'approvazione dell'atto di indirizzo delle procedure urbanistiche relative alla materia di repressione degli abusi edilizi e linee guida in materia di procedimenti destinati alla dichiarazione di esistenza di prevalenti interessi pubblici per gli immobili acquisiti dal patrimonio comunale e trascritti negli pubblici registri immobiliari, nonché la definizione dei criteri di assegnazione degli stessi ai sensi delle quadre normative che si intendono, nonché l'ultima ai sensi dell'articolo 1,65 della legge regionale numero 5/2013. Dopo la seduta precedente consigliare, su richiesta di vari consiglieri per meglio determinare la deliberazione, anche se in sostanza nulla muta, ma è stata soltanto per un fatto di disponibilità da parte dell'amministrazione del governo con quello che è anche la minoranza consigliare, si è proceduto ad avere un incontro con i capogruppi consigliati e a seguito di questo incontro sostanzialmente è stato meglio precisato quanto riguarda la identità e precisiamo ancora una volta che detta disposizione tende ad attuare quelle che sono le disposizioni normative e nello specifico l'articolo 1,65 e i termini che noi avevamo considerato per il fuori e 90 giorni che la legge stessa ci concede.
A fronte di questo, in effetti, l'incontro ha proceduto al pannello pontificale della Gala di Liberazione e su richiesta di parte dei comunali, anche per quanto riguarda l'indennizzo da richiedere l'indennità per l'occupazione, così come ho detto la volta precedente, cioè il semplice fatto che ci sia un immobile abusivo acquisito dal patrimonio comunale, con il quale occupa il mondo, quindi a prescindere dal proprietario, quanto meno che dentro la possessione del mondo, dovrà pagare comunque le spese. Nel momento che lo stesso ufficio tecnico in caso di indirizzo non definitivo, ma con via provvisoria per verificare alcuni parametri, e il discorso di quella che è stata stessa fatta dalla richiesta, meglio determinare, concordare con quella che è la maggioranza, se non ovviamente la maggioranza parziale, si è disposto, per quanto si inizia molto punto, di disporre in una fattispecie successiva e anche per la ricognizione, perché la volontà dei consiglieri comunali. Per quanto attiene la modifica, qui si proponevano, e come già detto precedentemente, che se non ha una caratteristica sanitaria, ma soprattutto caratteristica formale. E specificamente, laddove il problema che si poneva già precedentemente è del coordinamento tra le due norme, quella attuale, quindi la legge 5, di cui all'articolo 1, 65, rispetto alla norma precedente di Patriarca, sempre legge regionale, che nell'ambito del criterio gerarchico delle norme hanno detto. Quindi non è che si sta andando incontro, così come si potrebbe pensare, come avete parlato, di porre una sorta di sanatoria, ma semplicemente di chiedere al legislatore se c'è una valutazione tacita oppure no, se eventualmente questa disposizione passa ad essere applicata anche all'uso residenziale o soltanto esclusivamente all'uso pubblico. La problematica è molto attuale per quanto riguarda il problema della regione Campania, tant'è che nell'ultima commissione del Senato sono state individuate all'unanimità anche quelle che sono i criteri di vita per quanto attiene la parte, quindi anche per la seguito per avere la recente nota della procura generale. Il Parlamento, quindi attraverso la Commissione di Giustizia Senato, ha atteso di indicare quelle che sono le criteri di priorità nell'ordine della fattiva e di indicare come ultima razza, ultima possibilità per quanto riguarda la sorta di gradualità negli abbattimenti delle opere abusive, quelle che sono l'uso di necessità. E quindi questo è stato un problema che stava proposto nell'ambito consigliare. Sì, praticamente deve essere un caso che si dice questa norma per quanto riguarda soltanto l'intervento pubblico oppure questo è stesso anche all'uso residenziale. Disposto specifico non abbiamo, tant'è che nella precedente delibera abbiamo sottolineato, cioè di fare, è stata fatta un'indicazione ancora più esplicita da dove è stato indicato in effetti il primo parere da parte della regione Campania. Quindi quando abbiamo atteso soprattutto quella che è l'indicazione diretta da parte del legislatore che meglio chiarisca questa disposizione. Nel frattempo ovviamente c'è una situazione artistica che sta presi all'ufficio tecnico di determinare quanti sono nell'ambito del comune di Cercola le opere abusive acquisite al patrimonio comunale e l'ufficio tecnico in effetti sta attivando l'istruttoria e ha chiesto termine di 120 giorni per meglio determinare qual è la volontà degli abusi e la tipologia degli abusi a cui andiamo incontro. Stamani semplicemente stanno indicando quali sono le linguine che il Consiglio comunale ha del tempo per formare questo problema, ovviamente rispettando quello che è la norma dettato dell'articolo 1,65 della legge regionale 15 del 2014. Questa è sostanzialmente la volontà del Consiglio, scaturito ovviamente da quello che è l'incontro ultimo avuto con i capi. Quindi abbiamo recepito sostanzialmente quella che era la volontà e quindi nel senso molto di essere, molto di fare, di decidere queste delibere così importanti, anche confrontandoci, essendo aperte, quello che è il confronto, il dialogo anche con la minoranza consigliata. Grazie Assessore. Volevo prima di passare la parola ai consiglieri che presenta anche l'ingegnere Campo per qualsiasi chiarimento da parte di consiglieri. Abbiamo ritenuto opportuno di portare anche il responsabile di ufficio del consiglio. Lei dice non ci serve più, va bene, perché è stato forse un eccesso, un eccesso, ci sono anche dei fatti
che riguarda anche, noi abbiamo ritenuto far presente anche l'ingegnere della parola, qualsiasi interpretazione. Chi mi chiede la parola? Prego. Sì, buongiorno a tutti, presidente. Un paio di osservazioni prima di entrare nel merito, vista la delicatezza di questo argomento, vista la presenza di qualcuno che è interessato alle linee di questa deliberata. Pregherei, in questo caso, che farò un appello successivamente al Presidente del Consiglio, vista la sua figura super partes, di essere un attimino più precisi nell'illustrazione e nella esposizione di determinati scelti che siano politiche in contesto. Facevo riferimento prima alla presenza di tecnici, sempre relativamente, anche perché io dicevo che stiamo parlando di un altro indirizzo politico. Quella politica deve fare un cimitero, ce la dovreste dire voi. Mi aspettavo un intervento della maggioranza sostegno di una linea presentata dall'assessore. Abbiamo finito con un punto di cosa ci dice l'amministrazione, probabilmente faremo la stessa cosa anche in questa consiglia. Mi riferisco ad alcune precisazioni. Prima, per andare incontro alle esigenze e alle richieste di consiglieri, probabilmente l'assessore Leandro ha dimenticato che la richiesta di rinvio è venuta da parte della maggioranza, dato politico che deve essere sottolineato. È venuta da parte della maggioranza la richiesta di rinvio subito dopo la relazione dell'assessore. Probabilmente, presumo, la maggioranza non abbia capito di che cosa stesse parlando l'assessore, o non c'era stato un coordinamento prima tale che tutti i consiglieri fossero a conoscenza di che cosa stesse votando, altrimenti la richiesta sarebbe dovuta venire prima della relazione dell'assessore. Altro punto da chiarire, viene dopo una conferenza di capigruppo, bisogna sottolineare che il Partito Democratico ha scelto di non partecipare alla conferenza di capigruppo. Questo lo dovete dire, parliamo di politica, bisogna sottolinearlo. Ecco perché lo sottolineo. Perché la nostra dichiarazione è stata, visto che due volte ci siamo presentati alla conferenza di capigruppo e abbiamo votato la linea comune, e per due volte vi siete presi la libertà di modificare quello che è stato la linea comune uscita dalle conferenze, noi abbiamo detto, usateci la cortesia, non invitarci a me. Se è stata scelta una linea, noi non abbiamo partecipato, è stata scelta una linea in conferenza di capigruppo, penso che se non date per fare legato alla delibera, che non ve l'ho visto. Ecco perché mi rivolgo anche al Presidente. Se mi mandate un verbale legato alla delibera, mi dovreste anche indicare che cosa deve fare in questa conferenza. Vi leggo testualmente un atto che vi avete mandato a firma di tutti i capigruppo, vi leggo testualmente che cosa hanno fatto i capigruppo in questa conferenza. Una lunga discussione. La conferenza prende atto dell'urgenza del provvedimento da adottare entro la data del 3, eccetera, eccetera, e questo consiglio comunale. Non ci avete detto, visto che ce l'avete mandato, non l'avevamo chiesto, non ci avete detto che cosa avete discusso. Di Guaim, della Juventus, delle Fede, stiamo attenti anche con la forma, visto che tanti di voi, esecutivo e parte politica, sanno sempre dare le mance sulla forma, bisogna vedere pure da che punto di vista la prendere.
capito? E mi davanti di allegare alla delibera un verbale che non dice assolutamente niente. In realtà non ci dice nemmeno se avete preso il caffè, pure quello potevate dire. Ma non avete detto da che parte di quella linea politica presente all'interno di quella conferenza sono venute alcune proposte, perché l'unica proposta chiara venuta all'interno della conferenza di capigruppo è stata quella del Partito Democratico nella prima conferenza. Questo lo dovete dire per onore di verità alla città. Noi abbiamo detto nella prima conferenza, e sfido chiunque a dire il contrario, che la presente è il tecnico, abbiamo detto, guardate, è un problema delicato, discutiamone, troviamo una linea, proviamo a sedirci a ragionare, troviamo delle soluzioni, mentre dall'altra parte della maggioranza, e che lo sapesse la città, arrivavano dei muri. E io ho detto, ed è stato la loro conferenza di capire, se su queste scelte bisogna fare uno contro uno, andate nella vostra strada, non potrete. Così abbiamo trovato, concertato una linea, e poi in realtà ci è stata proposta una delibera che differiva dalla linea che avevamo tracciato. Ecco perché la scelta del Partito Democratico di votare contro quella delibera e di non partecipare alla conferenza di capigruppo. Che la città sappia chi è che ha interesse e che difende gli interessi dei cittadini. Andiamo, entriamo nella parte relativa alla terra. Chiedo scusa di dover fare i giorni con il telefonino. Però qualcuno mi ha accennato anche delle grandi cose. Anche io prendo criticabilissimo. Legge regionale 65/2013, numero 5, ma non una cosa che io mi sto inventando nel sottoscritto. È la legge della regione a cui fanno riferimento. Criticabilissima dal punto di vista regionale. Mi dispiace che parte della maggioranza che predicano un'opposizione ferrea a livello regionale, poi vanno a condividere determinate linee in materia di difesa del territorio, di antiabusivismo, eccetera, eccetera. Però io dico, e provo a parlare. Tra parentesi, una norma inserita in un documento che non era altro che il bilancio della regione, fatto passare di squincio, così ci chiamiamo, però la leggo, per favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui eccetera eccetera, alcuni riferimenti significati su società delibera, ed autorizzazioni di spesa per intervenire ordinario nel settore dell'edilizia residenziale, cioè nonché di programmi di valorizzazione immobiliare, anche con l'assegnazione in locazione di quel punto notato di questa convocazione di Stato. Degli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo a programmi di dismissione immobiliare, in tal caso presi di vento, come abbiamo accennato anche l'altra volta, i comuni stabiliscono entro 90 giorni dalla data della presente disposizione e nel rispetto delle norme vigenti, nel rispetto delle norme vigenti, cioè non di lì, vicino a dopo, in materia di housing sociale, housing sociale, sì, mi ricordo che forse nel 1904 si è iniziato a parlare di housing sociale, ma in realtà se si fa una relazione per supportare una delibera del genere, una scelta politica del genere, qualcuno ci dovrebbe spiegare, visto che è l'indirizzo politico, che cos'è housing sociale, non ce l'hanno spiegato. Questo è per motivare le scelte di un voto di una parte di questo Consiglio Comunale, di un partito che rappresenta il più grande partito di Cercolo. E non è un caso che siamo il primo partito di Cercolo, visti i nostri anni di opposizione fredda a un'amministrazione che questa maggioranza ci sta facendo rimpiangere.
stabilisce i criteri di assegnazione di immobili in questione, riconoscendo precedenza a coloro che al tempo dell'acquisizione occupavano il cesso, prevede verifica, eccetera, eccetera. Ma stiamo scherzando? Leggo, qualcuno mi critica, la stampa fa finta di non vedere quello che succede in questo consiglio. Leggo, deve andare a un vicino a predisposizione di tutti gli atti necessari dispensati di completare quelle di fine. Cioè significa, io non sapevo nemmeno quali sono i mobili acquisiti. E di che parliamo? Di troppo di affondo. Ma visto che non io, la legge regionale a cui fate riferimento, dice in vigore dalla presente disposizione nel rispetto delle norme vigenti. Scusate, chi ci dice che questa delibera rispetta le norme vigenti? L'assessore? È probabilmente di amministrazione o cavaliere. Che la delibera rispetti le norme vigenti lo deve dire il tecnico. E se portate una delibera del genere in consiglio comunale ci vuole un parere tecnico. Perché qualcuno si deve assumere le responsabilità tecniche. Non esiste una delibera subordinata, altrimenti io posso dire che volete andare sulla luna, se fra 50 anni lo Stato mi permette di andare. La stessa legge dice entro 90 giorni, ma io nella legge il termine per le donne non l'ha già trovato, non l'ho trovato, perché il termine per le donne, visto caro Presidente, che io e Berni non sono un avvocato, sono ignoranti, in rete gli ignoranti di certo, ma che rappresenta il più grande partito di certo. Il termine per le donne è entro 90 giorni, se non fate questa delibera non la potete più fare. Entro 90 giorni, se non vi spicciate a fare questa delibera, io nomino un commissario all'altro. Questo è il termine. Qualcuno me l'ha indicato? Non mi sembra. Prova ne è che talmente che non vi siete preoccupati, che da maggio a oggi non avete fatto assolutamente nulla. Ho chiesto nell'altro consiglio comunale all'assessore neanche, no? Perché quando si presenta un documento del genere bisogna motivarlo. Motivazioni, da dove stanno? Perché neanche avrebbe dovuto dirci anche che, visto che il 5 maggio eravamo in campagna elettorale, visto che non ci interessava l'unità, non sapevamo se vincevamo, visto che nel momento in cui ci siamo insediati, abbiamo pensato all'altro, è naturale che arriviamo a fine luglio e non sappiamo che pesci prendere. Io ho detto, caro assessore, ci vuole relazionare in questi 3 mesi, ci sono responsabilità, distinguendo quelle che sono le responsabilità politiche da quelle tecniche. Poi è inutile che qualcuno dice all'ingegnere che ha visto la testa degli ingegneri. Io ne ho fatto un ragionamento politico serio. E non mi sembrate assolutamente in grado e in condizione di affrontare problematiche così delicate. Se vogliamo fare il solito giochetto, che usciamo di qua e andiamo a pompare qualcuno contro di noi, io glielo ho detto già, Presidente. Non aspetteremo di essere isolati da voi. Noi conosciamo la nostra strada. Quando cambieremo di stare e di essere l'unica parte, perché in questo momento devo anche preoccuparmi di un'emergenza democratica, perché se non ci fossimo noi probabilmente in questo consiglio non ci sarebbe un'opposizione. Ma non è una questione di contrapposizione, è una questione di rispetto delle regole ed è qualcosa che ci indica
modifica la Costituzione, altrimenti questo Consiglio ci direbbe che le cose non vanno bene quando non vanno bene. E in che cosa è cambiata la legge? La vogliamo vedere? Sì, vediamo. La prima delibera che noi non abbiamo condiviso, discussione politica, non è da questo di misurare il tempo. Se non ci vuole far parlare, si può direttamente la delibera, la farei per quanto vista. Come si dice? Come si dice? Io non si credo che ho fatto l'opposizione per caccia. Forse c'è stato per due iniziato, ho fatto una conferenza per dire se vogliamo aumentare argomenti e temi su degli argomenti. Io la pregherei, la faccio ancora a parlare e le dico sia più si intendo e sia presti a completi il suo ragionamento, altrimenti non fare niente. Per essere sintetico su una questione così delicata, avete portato e la prima la pregherei più appropriata delle distrazioni delle argomentazioni, qui condivido che qui sia, che ci sono più tempo, lei ha parlato già per 12 minuti, ho detto sia presti a colleto ancora, altro tempo per parlare, però lei non può usare i tempi, non posso in questo consenso, la pregherei di essere corretto, prego. E andiamo nello specifico, in che cosa è cambiato? È cambiata questa delibera portata ogni volta, ma non licenziata dalla conferenza di Capigruppo. Uso un altro esempio, una delibera di Stato. Per gli immobili hanno su di me applicare la limita di euro 24, 100 anni per le aree scoperte, per le aree coperte 20 metri, che era una cosa che è stata portata in conferenza di Capigruppo. Allora io mi pongo un'altra domanda. Ma se la linea che esce da una conferenza di Capigruppo è quella, è la delibera che arriva il Consiglio è un'altra, significa che la parte politica ha passato un foglio di ingegnere e senza leggersi se l'è portata, cioè se l'è firmata, o è l'ingegnere che passa la cosa alla politica, o come è la cosa più sicura, perché io l'avevo indicato anche l'altra volta, o perché qualcuno di un altro comune ci ha detto guarda qui se non abbiamo fatto possibile in due cose. Noi abbiamo chiesto a questo Consiglio Comunale e al sindaco di essere protagonista anche quando si è discusso della partecipazione alla mano, di essere protagonista, non comprimare e portare l'acqua al profumo. Perché non la possiamo fare? Perché le motivazioni dovrebbero avere un'analisi particolare, perché noi come ente abbiamo già un problema grosso che è quello della gestione della 219. Quando parliamo di acquisizione al patrimonio, chi è che fa gestione del patrimonio del comune? È un'analisi di costi e benefici, è stato fatto. Perché io dico che è grave, Presidente? Perché gliel'ho detto in apertura, non è possibile, stamattina c'è gente tra il pubblico che aspetta di capire qual è la linea di questo Consiglio e noi dovremmo dare un'indicazione certa, non creare adesso aspettative per poi tra 120 giorni modificare quello della linea di oggi. E se ci prendiamo 120 giorni per rispondere a un'indicazione tecnica, significa che i tempi non possono essere perentori. Detto voi, la proposta è prima di mettere mano a una cosa del genere, dare incarico al tecnico di fare un'analisi. Noi oggi non sappiamo nemmeno quali sono, perché in linea generale, se prendiamo questa linea della delibera, noi non sappiamo se all'epoca dell'entrata in vigore qualcuno occupava più di poco. Noi in realtà non sappiamo nemmeno
di abuso sul territorio, ma da lì sono qua. E qual è la linea? Ti capisco, sindaco, capisco che lei ha bisogno di esigenze. Siamo alla frutta, siamo alla frutta. Non è possibile che su questa delibera si chiedono 5 minuti di sospensione, una sospensione di una 2 ore, aspettando che qualcuno ci venga a portare e a indicare qual è la strada che dobbiamo prendere. Lo spessore politico di questa maggioranza muta davanti alla delibera del genere. Dove sta? Si è preso. Voteremo contro, voteremo contro, anche perché l'assessore probabilmente ha dimenticato che ha fatto riferimento spesso a un anno nella guerra. Verificheremo se questa delibera di indirizzo possa essere o meno considerata un danno erariale nei confronti dell'ente. Quindi oltre alla delibera dell'altra volta, la nostra dichiarazione, anche la delibera di oggi con la nostra dichiarazione andrà in procura della Repubblica e tra parentesi chiederemo al segretario di trasmettere questa alla Corte dei Conti. Grazie. Grazie del consigliere Grillo. Chiede la parola all'assessore della Repubblica. Allora, giusto per prevedere, io capisco il nervosismo del consigliere Grillo, ma è grita. Una cosa è certa, l'altra volta mi accusate se è stato troppo tecnico, l'altra volta se è stato troppo generico. Probabilmente nel passaggio che nessuno, nella relazione precedente, è stato detto che noi, la condizione sì, erano termini di 90 giorni per il toro o non per il toro. Il dubbio, data che la discussione abbiamo preferito indicare il termine per il toro con le ritare conseguenze. Quindi già primo errore, nessuno per notare. Nessuno mi ha indicato che potrebbe dovrebbe essere dentro. O nell'Italia ci potrebbe essere. Quindi è stata una scelta specifica di questa amministrazione, poi che abbiamo ancora, a differenza di quello che dice lei, l'interesse della cittadinanza, l'interesse di tutti quanti noi, e in particolare dei cittadini. Le dico ulteriormente, quando riguarda invece riferimento che non sappiamo quanti mobili sono, meno abusi, eccetera, lei sta facendo un ulteriore errore. Questa è un'indicazione di indirizzo di cui stiamo dicendo qual è la prevalenza, quali sono i criteri, quali sono altre cose, se demanda all'ufficio tecnico quanti sono gli mobili abusi, i criteri, gli occupanti e quant'altro. Lo stesso ufficio tecnico, se lei avesse avuto modo di vedere la relazione fatta con l'ufficio tecnico, l'ingegnere Carlo riferisce che al gruppo c'è necessità di andare a disposizione degli altri dopo condotti entro 120 giorni dalla proposta a fine di consentire al Consiglio Comunale di poter esprimere il valutato dell'interesse pubblico richiesto dalla legge regionale 5 del 2013. Quindi l'attività da parte dell'ufficio tecnico è subordinata a quello che è il nostro indirizzo, perché gli immobili abusivi di questi territori sono tanti e tali che l'ufficio tecnico non ha avuto la possibilità di poter concludere l'iter amministrativo, quindi la necessità, nel momento in cui viene disposto la delibera, di 120 giorni di poter completare quello che è l'attività di predisposizione e completamente dell'iter amministrativo. Questo è qua. Quando riguarda l'intervento dei capogruppo, l'altro che lei è stato praticamente invitato per scelta, non ha partecipato, nell'ambito della precedente incontro, le delibere erano state già indicate. C'è un altro problema per quanto riguarda l'occupazione degli immobili abusivi acquisiti dal patrimonio comunale, perché la norma comunque riferisce che al di là il fatto che siano successivamente delibere amministrative acquisibili oppure no, e quant'altro, essendo c'è fatto che vi sia un'occupazione di immobile abusivo, il comune che prende in carico rispettivo. Quindi deve essere fatto un intervento rispettivo da poter valutare per quanto riguarda il pagamento, come se fosse la sorta di canone, si parla di un'indennità, che il canone fa riferimento a un atto legittimo, indennità, in riferimento alla posizione di un mobile che è abusivo, quindi fa riferimento a un'attività di natura illecita. Tant'è che anche l'altra volta che riferisco che la norma non deve portare ulteriori problemi, dal momento che dichiaro che il corrispettivo, così come l'acquisizione, pagamento il doppio del valore, riferisce non già al proprietario, bensì all'occupante, e quindi potrebbe avere ulteriori scene per uscire per la pelle e tutto il resto, che in questo momento non possiamo dire perché è una norma giovane che non è stata ancora valutata dall'autorità giudiziaria.
Quindi l'interesse da parte nostra è quello di rispondere a quelle che sono innanzitutto le proposte normative, tant'è che la questione che è oggetto di interesse anche nazionale, infatti la Commissione Giustizia del Senato ha approvato quelle che sono i criteri di determinazione per quanto ottiene all'abbattimento, quindi questi qua, che non differisce anche da quelli che rendiamo i criteri che sono stati indicati precedentemente dalla Procura, e differisce che in ultima analisi dovranno essere abbattuti quegli immobili che sono ad uso personale, che servono magari non per uso speculativo, bensì personale. Nel merito ancora la possiamo riferire che la delibera, così come detto già recentemente, tiene conto di quello che era anche le esigenze di confronto con la minoranza consigliare, che abbiamo recepito e abbiamo reso ancora più precisa quella disposizione, perché non siamo andati a confrontare niente, siamo andati semplicemente a rispondere a quello che è il disposto normativo di 90 giorni che noi abbiamo dovuto considerare perentorio, perché non si è tenuta la vita che un domani l'autorità giudiziaria dovrebbe dire che non è stato rispettato i tempi e che viene considerato perentorio. E questo è sostanzialmente. Per quanto riguarda la prima analisi, per quanto riguarda l'indennità, sapete sapendo anche se sono la realtà della minoranza, viene un ulteriore confronto e tenere conto anche del fatto che quelle disposizioni che eventualmente il riferimento alle vocali eccetera hanno una propria professione, quindi tenere conto di queste che sono dei principi. E sicuramente noi stiamo rispettando la norma, non perché non sappiamo, perché non vogliamo sapere quanti uomini sono abusivi nel territorio certolese, ma lo specie tecnico sta questa anche a definire quella che è l'interamministrativa. Per fare ciò, questo qua che abbiamo già detto, e dico che già nella relazione ci si è legato il riferimento a bisogno di 120 giorni dalla fine. Di ringraziare l'assessore che mi ha chiesto la parola al consigliere Ciro Forlillo e poi la prego, mi ha parlato. Grazie, buongiorno. Ci voglio rassicurare subito i cittadini, non è un condominio, assolutamente, perché sicuramente Sinistra Ecologia e Libertà non ha detto che fa niente all'ordine del giorno che si sta stiamo parlando di case, di edifici già acquisiti a patrimonio comune, significa che tutto l'iter che era necessario per giungere a questo è stato già svolto in precedenza aggiungiamento, tant'è che il magistrato Mancuso si preoccupa di dirci, ma in merito a queste acquisizioni, voi come amministrazione, quale attività politica amministrativa state facendo? E allora, se possiamo discutere praticamente delle posizioni della politica, però certamente non possiamo non tenere conto dell'intuizione che con troppo comodo subiamo da parte della magistratura che ha posto un termine di 60 giorni che scadeva, 90 giorni che scadeva proprio stamattina, se non erro. Per entrare nella discussione, diciamo che quella sospensione che fu richiesta subito dopo la presentazione della delibera da parte dell'assessore Meandro era dovuta e era necessaria, perché nel frattempo era giunta a conoscenza del sindaco e parte dei consiglieri una relazione da parte dell'ufficio tecnico. Attenzione, guardiamo le date, convocazione del sede del Consiglio Comunale, atti che si mettono nella cartellina, dopo due giorni arriva una relazione. E chiaramente questa poteva essere una scorrettezza nei confronti di tutti i consiglieri comunali, i quali magari erano passati, faccio l'ipotesi estrema, il primo giorno che era stata preparata la cartellina e chiaramente non ha trovato quella relazione. Ecco perché subito dopo la relazione dell'assessore fu
chiesta quella interruzione semplicemente per chiarire al Consiglio Comunale intero che la variazione nella stesura finale della delibera presentata era dovuta a questa novità che forse non tutti sapevano, forse l'assessore si è preoccupato un po' oltre quelli che erano i modi secondo punto è pure la norma che sia l'assessore, il sindaco, chi veressi, cioè il responsabile del ramo che faccia la relazione. Poi se ci sono commenti da fare ognuno è libero di alzare la mano, ci vuole un accordo, dichiarazione da parte della maggioranza per sostenere l'assessore, che si fa proprio perdita di tempo, a meno che non vi siano dei fatti da emendare che sono intercorsi e cercare di dare un contributo ulteriore a quello che è l'operato dell'assessore stesso. Certamente dire che il PD è il più grande partito di Cervola non ha questo, però ha perso e io pregherei il capogruppo di finire con questa dirittura perché la campagna elettorale, ripeto, è finita, quindi non è, lo sappiamo. Vorrei pure ricordare che la coalizione che si è contrapposta al nostro sindaco ha vinto per soli 6 voti. Allora vogliamo mettere sulla bilancia che ricordo fare questa discussione l'ultima volta che ho detto non lo dico più. Silenzio dal pubblico. Per quanto riguarda le responsabilità politiche, certamente ogni partito che è rappresentato in questo ciclo consesso le sue valutazioni le fa, perché tutti insieme pure alla minoranza cerchiamo di fare l'interesse della cittadina. Parliamo di una piccola comunità che è assalita, interessata da tante problematiche che ci mancherebbe pure che proprio noi pochi peones fossero delegati a martoriarli ugualmente. Tra certamente le responsabilità che dobbiamo prendere devono avere una ragione fondata, non manderemo mai al macello nessuno dei rappresentanti, vista anche la loro giovane età, nel momento in cui approviamo degli atti. Chiudo. Isolare il PD. Ah, sta cosa in Aragosa, bene sanno non mi piace, tant'è vero che a più riprese, e gli devo dare atto, il capogruppo di PD ha partecipato alle varie conferenze di capogruppo. Quindi se l'intenzione di questa amministrazione fosse quella di non tenerne conto, certamente non lo chiederemo proprio, per cui evitavamo un altro problema. E questo in contrapposizione a quando dichiarato la segretaria, di manterremo il blocco sociale dell'amministrazione civile. Chiaramente in questi casi appartengono alla politica, appartengono alle cose che devono essere dette, io ne prendo atto e allo stesso modo inviterei il Consiglio Comunale, dopo aver ringraziato i capigruppi che ieri mattina, faticosamente, anche prendendosi il caffè, hanno svolto, sviscerato questo punto per verificare se c'erano delle possibilità di variazione laddove era necessario e hanno raggiunto un minimo d'accordo presentando una nuova delibera con delle modifiche che secondo
sinistra Ecologia e Libertà che ha presentato giustamente la conferenza dei capigruppi accetta pienamente e vota favorevolmente. Grazie consigliere, potete mi ha chiesto la parola alla consigliere di aiuto, la facoltà. No, prima prima. No, non è prima. Mi scusi, tranquillo. Tranquilli, tranquilli dal pubblico. Allora io non mi sono ascoltato perfettamente, ma ho seguito l'intero questa delibera e devo dire che i consiglieri comunali, insomma, sono chiamati molte volte, e l'ho detto già nella prima della mia volta che ci siamo seduti, che è un fatto, come dire, importante peso della responsabilità e come vivono tutti quanti gli altri. Quindi sicuramente una lettura attenta dei dati, una valutazione viene sicuramente fatto e ricercato il confronto che devo dire c'è stato ampiamente. Tant'è vero che questa delibera, io la tengo veramente una delibera di inizio, una delibera della quale un po' facciamo ignoto, nel senso che non diciamo, sappiamo che su di noi grava una legge che ci ammette che quella non è rischio di studio. Poi c'è questa che dice possono, per ragionare non devono, e dice se possono, noi lo facciamo, insomma, voglio dire, non ci tiriamo indietro, chiediamo, fermiamoci un attimo. Io ritengo anche dalle informazioni giunte, dalle cose dette, che molto probabilmente. Mi scusi, consigliere, io credo che era il consigliere Esposito del Giorgio, grazie. Sì. Che sicuramente la regione Campania anche pressata un po' dai comuni, no? Perché poi tutti siamo stati chiamati, il consigliere su una cosa la dice lei, dice tutti quanti, perché tutti quanti purtroppo nella zona rossa ci troviamo con questo problema, che non è quello soltanto delle zone che hanno l'abuso, diciamo, del panoramico, noi siamo chiamati perché siamo zona rossa e quindi dobbiamo fare maggiore attenzione a questa cosa. L'allora al momento non ci dice voi dovete dire, voi non dovete dire, voi potete, si prova, veramente si prova un po' a fare ignore, guardate, ditecelo voi, fateci capire, intanto sicuramente alcune cose sono già state fatte, uno studio fattivo deve essere necessariamente fatto, perché quando questo consiglio comunale dice bene anche io, perché allora si vedrà che cosa deve succedere nelle abitazioni sul territorio, quale vengono prese le linee di fuga, insomma la legge richiede veramente delle attenzioni particolari a questa cosa. Quindi io ritengo che questa è una delibera di inizio. Proviamo a capire che cosa ci dicono. Intanto, veramente nel tempo stabilito è opportuno che ci, come dice anche l'ufficio tecnico, che dovrà fare l'ufficio tecnico, una relazione veramente dettagliata e poi delle scelte, perché in un secondo momento noi siamo già chiamati a fare delle scelte, a dire voi che cosa volete fare. A quel punto veramente bisognerà mettersi tutti insieme per la salvaguardia della gente, del territorio, e in questo caso veramente opposizione e maggioranza. Io penso che tutti, ma veramente tutti, in quel momento importante dovranno dire la sua mappa, un tavolo di concertazione veramente serio, allargato, dove mentre io penso che in questo consiglio comunale ce ne sono, belle intelligenze ce ne sono e anche preparazioni. E a quel punto è veramente opportuno che la gente si faccia delle cose, poi si è perso, non si è perso le elezioni, questo è acqua passata, se mi consentite, c'è stato un momento democratico, c'è stato un momento in cui la gente, questa gente che noi andiamo a servire per il nostro servizio alla cittadinanza, deve aspettarsi qualcosa da noi tutti. Io penso che questa delibera non ci dice nulla che non proviamo a chiedere, noi lo sappiamo, perché lo sappiamo, ragazzi, siamo già lo sappiamo, però proviamo a dire,
altri non dicono ma qualcosa che ci chiederanno e che ci aiuteranno a dare delle risposte sicure. Grazie. Ovviamente il mio voto come consigliere comunale a questo periodo di indirizzo sicuramente va bene. Grazie. E ringraziare per il intervento, do la parola al consigliere Pinto, ne ha parlato. Penso di averlo detto anche un'altra volta. Sono innamorato del consigliere Pinto. Anche perché è un modo, mi consente, non voglio essere offensivo, perché qua ogni volta che si dice qualcosa la canzone soffre più, come dire, è Giuseppe di Polizia, quando c'è chi la porta. Diciamo, si dice, non si dice, richiamiamo con l'opposizione, un po' a quello che dice il Corriere, un po' a quello che fa la stessa legge, eccetera. Un po', diciamo, sfogliamo la luce. Però dice una cosa importante. Sì, quello che ho detto io prima, però probabilmente, non lo so, sarà un mio limite, sarà la passione che mi fa pure in un certo modo. Io ho detto, è una strada, e ho usato il termine squincio, potrei tradurre un tipo di capisci squincio. Tanto lo fui. Infatti che io non ho fatto che trovare quello che ho detto sì, è una cosa che fa e non fa bene, ma non stiamo parlando di questioni politiche, perché la scelta politica può essere quella di fare, non fare, dire, vedere sulle spine qualcuno che in questo momento si aspetta di sapere cosa di questa roba, ed è quello che ho detto consigliere Pietro, è quello che io avevo detto. Non alimentiamo false speranze di chi stamattina chissà cosa c'è, riesce a sapere, ma questa è la parte politica che deve far capire. Possiamo, anche se siamo contro la positivismo eccetera eccetera, quindi se consideriamo, ecco perché contraddice anche quello che ha detto Leandro, se consideriamo questi termini perentorio, il termine perentorio tecnicamente, se noi lo intendiamo come perentorio, perché anche su questo ho capito che non si riesce a capire se è perentorio o meno, ma io mi è sembrato capire dalle parole dell'assessore lo intendiamo perentorio. Se lo intendiamo perentorio, inviterei a rileggere la 65. Se i 90 giorni sono perentori, significa che oggi dovete sapere, dovete dire alla città quanti sono gli immobili acquisiti al patrimonio. Ma oggi voi non ci avete detto nemmeno se lo prendiamo un immobile acquisito al patrimonio. È un elemento questo. Se questi immobili sono stati acquisiti al patrimonio del comune all'epoca dell'entrata in vigore della norma del 94, nemmeno questo sapete. Loro non sono termini perentori. E io vedo, siccome non sono termini perentori, vi inviterei proprio per non alimentare false speranze a dire, riconosciuto il fatto che mentre la parte tecnica dice il suo perentorio, io come parte politica mi rendo conto che non sono perentorio, apriamo una discussione a quello che ha detto lei, consigliere, io non, che altrimenti mi impacchetta di sé, è quello che ha detto lei. Apriamo una discussione, se stiamo liberando e questo il termine sul perentorio. Questa delibera allora a che serve? Se voi mi dite l'indicazione, quando ci parliamo, Borrillo faceva riferimento ai termini fissati dal procuratore, non sono termini fissati dal procuratore, ma se non c'è un termine fissato, io perché la mattina dico mai tra poco dovrà partire per le ferie, perché l'hanno costretto a me stamattina che non è venuto mattina? Un superentorio. No, però, guardate, se sto tranquilli non va bene, se alzo la voce non sta bene, prego, se la
questo avete allegato, perché le ultime dichiarazioni dell'altra volta dell'assessore Fossati circa, poi c'è domanda, guardate i termini del venditore, guardate circa. C'è qualcosa che non va in questa forzatura, sto cercando di essere da stima, perché così usciamo con un voto da questo consiglio, ognuno darà la propria versione una volta uscito di qua, perché diranno che non trovano un posto che abbiamo fatto per un intercetto, qualcuno indicherà il Partito Democratico come contrario chissà che cosa. Io la voglio la discussione, orribile, io la voglio la discussione, ma non ti posso permettere di richiamarmi a un'onesta partecipazione, te l'ho motivata, perché io non ho partecipato, perché ho partecipato con te a una discussione sulla riflessione e il tuo assessore mi ha cambiato il carte in tavola, poi ho partecipato a un'altra discussione con i capigruppo per quanto attiene questa delibera, mi avete portato una delibera differente da quelle che erano stati gli accordi in conferenza, non solo me l'avete portata differente, ma me l'avete portata 5 minuti prima del consiglio con un'altra modifica. Ma poi lei ha detto una cosa di una gravità incredibile, che un uomo di sinistra non dovrebbe assolutamente permettersi di dire. L'assessore ha fatto una cosa in più, che ha voluto fare una cosa in più, farla capire a tutti perché non c'era nella cartellina. Hai detto una cosa grave, significa che voi volevate portare i vostri consiglieri in consiglio comunale senza sapere che avevate fatto una modifica alla delibera. Ma dobbiamo stare attenti, dopo queste parole Corriere, vi invito a leggere quello che ha dichiarato Corriere. E quale apertura al dialogo? A un tavolo comune per discutere i problemi di questa comunità viene da parte di sé. Non perde occasione di alzarsi e di sparare contro il Partito Democratico. La sensibilità per il territorio, tu e il tuo partito, quando noi abbiamo impugnato la variante semplificata a tutela dei diritti di tutti i cittadini, dov'è? A sparare sempre contro il Partito Democratico. Ma come apertura ci può stare? Comunque che è giusto. Noi abbiamo, con un tono forte, discusso così, si è presti a conclusi, noi abbiamo con un tono forte al dialogo, però sembra che ogni popolo, ma anche la questione della scelta di indicare l'importo da dentro, non c'è, perché? Perché l'altra volta noi l'abbiamo denunciato. E tu voti una delibera, perché noi abbiamo detto che quella delibera, quella parte non c'era. Noi siamo propositivi, però non è che quando ti conviene a te ti puoi prendere il merito di una osservazione che viene dall'opposizione e quando non ti conviene uscire la comuna sottovalutata. Continua a ripetere che è talmente delicato, così malamente supportato dal punto di vista politico e così malamente supportato dal punto di vista di riferimenti tecnici, che non essendoci la necessità di alimentare la falsa aspettativa, che si può fare benissimamente a settembre, a ottobre, tra 120 giorni, quando avrete un'analisi completa anche dei costi dei benefici. Visto che questa indicazione normativa da parte della regione serve a fare cassa, non a risolvere i problemi dei cittadini, a fare cassa, perché sono partito da un concetto particolare, l'italiano, perché non ce l'hanno fatto, visto e significa gestire il patrimonio, non ci interessa che abusino meno, hanno detto è nostro, bene, ma non facciamo una mano. E questo è risolto il problema dei cittadini. Concluda così di quello che c'è di. Ho concluso, grazie anche al Presidente. Prego, prego. Ringrazio il consigliere Guido, certo dei fatti tecnici, dice di mi faceva presente delle cose, non mi deve fare così. Chiesa la parola ai consigliere Scopo. Dice di chiesto io la parola degli alimenti che aveva dato maggiore ampiezza alla discussione, che c'erano delle cose da attualizzare. Come? Ha fatto una relazione che
indirizzo politico, l'indirizzo tecnico. Cioè, non è che l'ingegnere non è che l'ingegnere venga a fare il politico, l'ingegnere fa il suo lavoro, il suo lavoro. Lei non sa che noi possiamo uscire una delibera tecnica, altrimenti chiediamo una delibera del ministro che rispetta la legge e la legge. La ringrazio consigliere, mi ha chiesto la parola, scusi, mi ha chiesto la parola. Il sindaco. Innanzitutto volevo ringraziare l'ingegnere per la presenza qui, cercare di mettere eventualmente come l'altro della consigliere anche messe, così come nella conferenza necessitava un eventuale supporto tecnico alla relazione tecnica. Che è cosa diversa dal deliberato come è stato chiesto, ma no, è semplicemente per la passione di cortesia che io mi sentivo di ringraziarlo per la presenza. Poi se a noi si guarda il discorso sulla lezione, come ognuno risponde delle elettroni importanti, se il consiglio viene, ovviamente, che non è necessario, poi dentro continuiamo con la disposizione politica. Va bene, va bene, consigliere, va bene. Se c'era un eventuale supporto tecnico, avevamo chiesto di genere. Si ringrazia l'ufficio di Stato, questa è la parte di tutti i consigli, questa è la parte, non ringraziare io come presidente, ringrazio tutti i consigli, quindi devo rilevare, l'abbiamo ringraziato prima, e nei suoi compiti di ufficio, quindi voglio dire, non c'è niente di più da dire. Do la parola al consigliere Scotto, Giorgio. Penso che ci stiamo qui sabato mattina perché una certa importanza la deve essere sicuramente questa deliberazione che ci apprestiamo qui a votare. Devo dire, al di là della conclusione, questa è una conclusione che nessuno può lasciare, una conclusione che nessuno può dire che non c'è stata, dalla presentazione della delibera, all'esame, alla grande fretta nel predisporre tutti gli atti portati a questo Consiglio Comunale, a quelle basse di modificare modificare e liberare il corso d'opera, che non è proprio tanto ortodosso, e mi auguro che non si verifichi più, assolutamente, perché sarò che nelle prossime occasioni mi conviene. Ora, atteso questo, dopo la serata che ci siamo fatti nell'altro Consiglio Comunale, ci siamo ridati al portamento alle conferenze di Capogruppo. In tale conferenza abbiamo avuto modo di poter, consigliere Chirico, però interessante, discussi il consigliere Sposa, consigliere Chirico, poi intravece, la ringrazio. Non la vedo, quindi... Grazie. Allora, stavo dicendo, in realtà sulla problematica che non è nel più semplice che noi ci apprestiamo ad affrontare. Chiaramente abbiamo un trascorso veramente disastroso in questi comuni, soprattutto nel sud Italia, a cominciare da questa grande piaga che è il comune di Lizio, cioè dell'edificio edilizio, che ha portato nel tempo all'emanazione di una serie di leggi che in parte hanno coperto quelli che erano gli abusi un po' più antichi. Ora chiaramente ci troviamo di fronte ad una problematica ancora più grave. Noi siamo un comune come tanti altri della fascia lesbiana che non ha affrontato seriamente il problema di condominio, non ha affrontato in modo concreto la repressione dell'abusivismo edilizio, non ha affrontato chiaramente per mancanza di chiarezza, per mancanza di leggi e per grandi contrasti tra quelle che sono le norme nazionali e quelle che sono le norme regionali. Da un lato abbiamo uno Stato che ha cercato di portare avanti un discorso di condono edilizio e di sorte di sanatorie. Dall'altro lato una regione che anche in modo confuso ha fatto una serie di deliberati a partire dal 2004 per andare avanti, deliberati che in realtà non hanno chiarito assolutamente nulla.
però noi arriviamo ad una questione oggi relativa ad un, come dire, ad un, dubbio provvedimento. Il primo, che è quello regionale, che è questa legge numero 5, dove si dice che chi ha potrebbe fare una certa cosa, per cui a mio parere il discorso di termine territorio o meno va sicuramente approfondito in modo adeguato. Però e la seconda, voglio dire, cosa che è emersa è questa indicazione che viene dal procuratore, il quale ci bacchetta da un lato perché ha detto voi fino ad oggi sui provvedimenti di demolizione, di acquisizione di acqua, che cosa avete fatto? Nelle more prendete in considerazione questo argomento e vi ricordo che c'è la legge numero 5 della Regione Campania che concede una certa facoltà. Quindi da un lato ci indica una strada, dall'altro lato ci intima di provvedere a capire chiaramente cosa devono pagare le persone che occupano questi immobili per far sì che non ci sia una sottrazione di soldi pubblici, e allora noi dobbiamo comunque rispondere a queste cose. Ora, certamente può darsi che questo termine non è perentorio, per cui potremmo anche nei successivi 120 giorni rivederci qui a fare un deliberato ad hoc sull'argomento, ma siccome in Italia le leggi più che essere fatte si interpretano, io non mi sento di dovermi trovare di fronte a una interpretazione diversa da quella che ci apprestiamo a dare. Questo consiglio condanna, e questo dobbiamo dare atto che se tutti siamo qui di sabato mattina perché siamo sensibili al problema e non vogliamo lasciarci sfuggire nulla rispetto ad un provvedimento abbastanza importante da dover votare. Ci troveremo a fare una, come dire, una votazione che potrebbe essere un di più. Bene, e faremo anche un'altra praticamente nei prossimi 120 giorni supportata da tutti i dati dell'ufficio. Ci troveremo invece, a differenza di altri comuni, ad aver fatto un provvedimento che invece era da intendersi nel rispetto del termine perentorio, non dire che abbiamo fatto bene, nel contenuto non abbiamo fatto bene, ma io penso che se una legge regionale che di per sé dice che c'è una facoltà da concedere al comune ed in subordine ad alcuni soggetti e lo fa in modo non esaustivo, non chiaro, non specificando se questo riguarda territori vincolati o non vincolati o altre cose. Sentite, io non mi sento di dire che loro sono chiaramente più come dire, capaci di noi. Noi subiamo questa legge, la dobbiamo rispettare, per cui nei termini del chiarimento che verrà successivamente mi sento di dover dire che questa è una delibera che va adottata, va presa in considerazione. Continua a specificare rispetto alla portata della legge. Qual è? Noi in realtà che cosa andiamo a fare? Questo per chiarirci un'altra volta. Noi andiamo semplicemente a dire che ci sono delle linee guida rispetto alle quali, dove ci sono degli immobili già acquisiti dal patrimonio comunale, dove ci sono degli immobili da acquisire al patrimonio comunale e nel corpo della delibera è stato introdotto che l'ufficio nei prossimi 120 giorni andrà ad esaminare le pratiche giacenti che non riguardano il mondo edilizio, ma che riguardano tutti i procedimenti avviati e si attiverà in tal senso, noi diciamo che l'ufficio si deve analizzare questi provvedimenti e far sì, mettere in condizione questo consiglio di poter adottare poi delle procedure specifiche ad hoc caso per caso, e diciamo che le linee guida sono quelle indicate e allegate alla delibera, allegate chiaramente dall'ufficio tecnico, dal responsabile dell'ufficio tecnico che ci ha fornito. Ultima cosa, rispetto a questo deliberato abbiamo trovato, abbiamo come dire, demandato, quindi non approviamo l'importo esatto da dover pagare, l'ufficio di poter analizzare in modo più concreto quelle che sono le somme congrue da dover pagare in relazione ad un eventuale fitto o vendita di un immobile che non sia chiaramente di tipo residenziale. Ora parliamo di che cosa noi
andiamo a creare. Noi non creiamo false aspettative. Noi non creiamo praticamente presupposti per fare ancora così edilizia. Noi non creiamo assolutamente una sanatoria di qualcosa che di per sé chiaramente non è mai sanabile. Perché? Parliamo di edifici già acquisiti dal patrimonio comunale. Parliamo di edifici da acquisire dal patrimonio comunale. Parliamo di edifici non sanabili per legge in nessun modo, okay? Però consentitemi, noi abbiamo il dovere di esprimerci rispetto a un patrimonio edilizio che è presente sul territorio, il quale ha preso ad un filo. Di chi è questo patrimonio? Che frutto ne abbiamo? Che cosa vogliamo fare rispetto a questo patrimonio, seppur piccolo? Perché devo dire che nei 250-300 che si dicono, probabilmente molti di questi saranno per ampliamenti di manufatti già preesistenti, e gli ampliamenti sicuramente non subiranno la stessa sorte delle nuove costruzioni, perché quelli vanno sicuramente demolite secondo legge, ok? Ma che cosa facciamo? Cominciamo con questo consiglio comunale una volta e per tutte ad affrontare un problema grosso. Cominciamo ad affrontare un problema grave rispetto al quale cominciamo a dire la nostra su questo argomento. Cominciamo a dire che ci sono delle linee guida, dopodiché se la Regione dovesse specificarci, perché l'applicabilità di questo provvedimento è subordinato alla giusta interpretazione da parte della Regione Campania sull'applicabilità o meno in zona rossa di questo provvedimento. Se la Regione dovesse dire è applicabile anche in questa zona, l'ufficio tecnico ci tirerà fuori le cartelle e ci dirà cartella numero 1, abuso di inizio in via, acquisito, fatto questo, fatto quell'altro, per cui noi dovremo decidere no, praticamente non ci serve, non vogliamo patrimonio del finalizzato, praticamente non ha un interesse pubblico, per cui questo edificio a nostro riguardo può essere pure demolito domani mattina, fermo restante che devi pagarci quello che devi pagarci perché hai subito di quell'immobile secondo legge. Quindi in realtà stiamo facendo da apripiste, e consentitemi, con un po' di coraggio, perché su questo argomento poi sfido loro della maggioranza domani, argomento per argomento, edificio per edificio, a doversi sobbarcare l'opera di poter dire si demolisce o non si demolisce, si acquisisce o non si acquisisce sempre, va bene o non va bene. Chiaramente noi pensiamo che la gran parte di questi edifici chiaramente comunque non vanno bene, comunque non arriveranno al patrimonio comunale, comunque dovranno essere demoliti, va bene? Ci sarà da salvaguardare forse quelli che fanno toccare veramente delle esigenze, come dire, della famiglia che si è imposta, oppure delle esigenze di, come dire, del comune di ricevere un immobile per farci un'attrezzatura. Bene, ma di questo non posso garantire che questo è comunque patrimonio comunale, non è patrimonio di altra gente, perché quel manufatto che è stato acquisito al patrimonio comunale non sarà mai più di quel proprietario, a meno che domani qualcuno non impazzisce e dice che tutti i provvedimenti di acquisizione sono revocati. Ma questo non conviene a noi, noi siamo piccoli piccoli in Italia, va bene, non siamo dei grandi, quindi dovremo comunque rispettare le leggi che verranno fatte. Però consentitemi, portare avanti questa diatriba per molti anni ancora senza doverla affrontare non mi sembra assolutamente il caso. Per cui rispetto a questa delibera, siccome questa viaggia nella direzione di, come dire, di tutela della legalità, questa delibera viaggia a tutela dell'ente, perché dice acquisisci, fai pagare e decidi pure che cosa vuoi fare di questi manufatti, io mi sento di dire che un atto di coraggio in questo momento vada fatto, al di là degli errori di questa maggioranza che ha presentato qui in modo confuso chiaramente quello che era la documentazione, al di là di questo è un atto di coraggio. Può darsi che tra due mesi noi ci troveremo chiaramente a dover rifare questo consiglio e a presentarlo in modo scientifico. Bene, fra due mesi affronteremo questo, ma siccome in Italia si interpreta per gli amici, si interpreta per i nemici, che fa si applica la legge, io ritengo che in ogni
ringraziare il consigliere Esposito, mi ha chiesto la parola da consigliere di Roma. Allora, io volevo un attimino innanzitutto smentire un po' la questione di che con i consiglieri di maggioranza non erano a conoscenza di quello che era stato portato in consiglio e che per questo motivo insomma non sono state fatte domande all'assessore rispetto alla relazione, in quanto credo, anzi lo affermo, che noi nel consiglio di maggioranza in caso non abbiamo lavorato assieme all'assessore per poi giungere a questa delibera. Quindi se non nel momento in cui è stata fatta la relazione non abbiamo dato voce alle domande, è perché in realtà queste domande erano già state fatte precedentemente e quindi siamo arrivati qui in consiglio con una delibera che volevamo approvare anche oggi al programma. Ovviamente è vero, condivido quello che ha detto il consigliere Esposito, che le modalità non sono state migliori, ce ne prendiamo le conseguenze e per questo abbiamo anche deciso di rinviare. Il rinvio non è stato perché quando abbiamo fatto il consiglio non eravamo convinti, così come è stato detto, di approvare, allora ci stiamo ripensando. Non è stato questo. Noi non ci abbiamo ripensato, abbiamo affrontato delle modifiche, abbiamo riaperto il discorso facendo di nuovo la conferenza di capigruppo per accogliere delle integrazioni, per accogliere anche delle critiche che ci sono state fatte giustamente. Quindi non è che in quanto maggioranza qui non si sbaglia mai o in quanto maggioranza magari quello che va detto è sempre giusto. Noi sosteniamo, condividiamo che anche è stata giusta per me la conferenza di capigruppo, ad oggi ci troviamo una delibera secondo me più corretta rispetto a quella fatta due giorni fa, ma non vedo dove è il problema con cui ci siamo stati questi. Condivido che ovviamente il consigliere Esposito ci invita ad essere più precisi, qua la prossima volta sarà più non mi ricordo il termine adattato, insomma più duro, ma è giusto che sia così, insomma. Un'altra cosa che sto parlando, un'altra cosa che non capisco, un'altra cosa insomma che intendevo dire, ovviamente noi è ovvio che voteremo a favore di questa delibera e il fatto che ci dica che qui non vengono fatte le domande ma che alziamo soltanto la mano perché magari siamo giovani, quindi ci viene detto di fare solo questo, io smentisco questo dato, credo che sia se non un'intelligenza anche prendersi un tempo per ascoltare, per guardare che non se ne parla la prima volta seduta da questa parte. Credo che sia giusto osservare le dinamiche che accadono, ascoltare, fidarsi da chi sta prima di noi. Per questo quando si diceva i giovani, giovani politici o giovani intelligenti, l'età, faccio tutta questa confusione, non vediamo giovani, li vediamo, però non sono pronti. Credo che sia proprio questo la democrazia, metterci insieme, fidarsi di chi sta prima di noi, ma nello stesso tempo avere una propria mente per poter pensare, prendersi del tempo, capire quando è il momento di intervenire. Questo credo che sia l'intelligenza. Quindi sinceramente uso il termine forse più povero adottato dal consigliere Grillo che ci ha definiti distratti, ma prima di arrivare a distratti ne ha utilizzati tanti altri secondo me più offensivi e non adatti a questo contesto. Credo che non sia sinonimo di distrazione quello di non parlare, anzi è attenzione maggiore per fare dei buoni interventi. Grazie. Io avendo la domanda, io però voglio dire una cosa, allora ci dobbiamo muovere la rappresentata la rete. Allora, per darci una regola, tutti quanti, diceva altrimenti, io ho dato la parola che l'ha data, una breve regola proprio eccezionale, che non andiamo una risposta consigliere per consigliere, ma parliamo di dati politici, degli interventi che sono susseguiti, devo dire che vi devo complimentare qualcosa, tipo di qualche fuoriuscita, tra qualche scivolata, voglio dire in generale che il consiglio comunale che va bene, diamo un buon esempio sul confronto sia dalla parte della maggioranza che dell'opposizione. Consigliere, mi prendo la parola, la ringrazio, prego. Se si rende offensivo chi domenica eravate in silenzio, non è solo per mica, anche ho l'impressione che veramente voi si sia detto una guerra per tutti contro di me. Io credo che sia semplicemente un passaggio che ha fatto un consigliere di maggioranza che ha detto noi abbiamo fatto di più perché nei momenti in cui abbiamo modificato
partito del passaggio della delibera, non stava una cartellina, anzi l'assessore ha fatto di più cercando di coinvolgere tutti quanti, eccetera. Io l'ho sembrato fuori, mi è sembrato fuori luogo, non mi preso che significa a questo punto non mi devo fare un consiglio non lo dà, sono stato offensivo, no, dato il fatto in realtà. Anche sulla questione di essere a Repeta, dobbiamo leggermente un po', quando ci stavo una mattina che là c'è stato un capocetto rosso, probabilmente lei ha dimenticato un passaggio ancora più grave di quello che avevo sottolineato. Il capogruppo di Centro Democratico ha chiesto la sospensione del Consiglio Comunale subito dopo la lettura della delibera dell'assessore. Mi vuole spiegare allora quale iniziativa che fosse venuta dall'opposizione l'ha fatto intendere che c'era bisogno di un approfondimento? Ne ha parlato anche per altro. Voi avete chiesto la sospensione, che aveva annunciato di tanti più che qualcosa doveva essere approfondito, noi non avevamo ancora parlato. Quindi smettiamo di mischiarci da Pancetto Russo e di qua ci sta sempre lunga. Se vogliamo discutere, non volete fare passare da voi, mettetevi a discutere inutilmente quando non ci sta assolutamente bisogno. Grazie. La ringrazio, grazie. Consigliere Pinto, volevo aggiungere un'altra cosa, se mi consentite, come Presidente del Consiglio. Allora, io in questo momento voglio dire, per aprire un momento, e non per dire ci sono i buoni di amici, io invito il capogruppo della DAP di partecipare, che ci sono state delle funzioni. Io le invito, e sarò garante per quanto si vede nelle conferenze del gruppo, di quello che si decide per scritto, e mi metto l'impegno personalmente di portare avanti questo tipo di pensiero. Quindi la invito capogruppo della DAP, amico Grillo, di venire da conferenza. Se c'è stata qualche incomprensione, cerchiamo di superarla, cerchiamo che lo so che lei è un uomo che vuole volere il bene della città, insieme a tutti quanti noi, la invito pubblicamente, la faccio meglio, la prego come Presidente del Consiglio Comunale, di venire alle conferenze di Capigruppo e insieme. Io sono garante perché quello che si decide delle conferenze di Capigruppo venga rispettato. Io ringrazio questo Consiglio Comunale, passerei a mettere ai voti la delibera in oggetto. Allora, approvazione atti di indirizzo, procedure urbanistiche da applicare in materia di repressione degli abusi edilizi, linee quindi in materia di procedimenti destinati alla dichiarazione di esistenza di prevalenti interessi pubblici per gli immobili acquisiti al patrimonio comunale, facilita al registro, nonché di definizione dei criteri di assegnazione degli assetti, sensi dell'articolo 12, comma 6, legge regionale 1/19/2009, come modificata dalla legge regionale 1/2012, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, legge regionale numero 5/2013. Chi è favorevole, alzi la mano. 13 favorevoli. Chi non è d'accordo? 2, Grillo, votano contro Grillo e Paolucci. A questo punto la delibera viene approvata e vogliamo votare l'immediata esecutività della delibera. Chi è d'accordo? 13 favorevoli, 2 contrari, Paolucci e Grillo. Nell'apprestarci a chiudere la seduta del Consiglio Comunale, io vi auguro buone vacanze e che venite con uno spirito più sereno per il confronto. Allora, 11 e 35, se abbiamo chiuso, fare la seduta del Consiglio. Grazie.